Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Procediamo con le mod del contest. Oggi diamo un occhio alla McHale di Sandman, che appunto si è presentato al contest con questa imballatrice. E niente, ci ho dato un occhio come appunto tutte le altre mod che mi sembrava opportuno darci uno sguardo. È veramente una buona mod, ha fatto un buon lavoro, era in WIP già da un bel po' di tempo e sono contento appunto che l'ha pubblicata, anche se a dirsela qua tra noi, diciamo, un'altra imballatrice, avendo provato la Crone ultima, il resto è molto più scarso, perché vabbè, a livelli di script la Crone è veramente una roba abominevole, ma comunque è giusto dare un occhio anche al lavoro degli altri, perché appunto non adesso non esiste solo BM con la sua imballatrice, ci sono altri appunto modder che fanno il loro lavoro. Niente, questa è una semplice imballatrice fasciatrice, non è continua, diciamo che non ha le due camere appunto di pressatura e ne è una sola, quindi dovete fermarvi per svuotare appunto la camera questa qui. La mod è bella, è un buon modello, ho visto anche un po' di foto in internet, ho visto che l'ha rispettata parecchio. Questa è anche la Fusion, diciamo vecchia, adesso c'è anche un altro modello che l'hanno appunto rifatta. E niente, è molto fedele, ha fatto un buon lavoro per quanto riguarda appunto dettagli, parti, eccetera. Come texture è buona, modello pesantezza grafica praticamente nulla, è molto 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 leggera, c'ha il dirt, quindi ok. Funzionamenti, non ho trovato nessun errore, nessun problema, funziona liscia, è veramente una buona mod. Abbiamo la possibilità appunto di usare anche la fasciatrice dietro, che è switchabile, si può fasciare e non, quindi appunto possiamo scegliere se fare o non fare le balle fasciate. Non ha nessuna interattività, diciamo, a livello tipo magari sportelli, eccetera, di funzioni, non ha praticamente nulla. È un po' un peccato, perché secondo me sulle mod la questione di andare lì, di aprire il portello, cambiare questo, o anche semplicemente magari aprire una scaletta, secondo me sono cose che su una mod contano veramente tanto, cioè dare un po' l'interattività o la possibilità al giocatore di interagire di più su una mod, secondo me sono dei punti molto a vantaggio per il modder, diciamo, vengono visti molto molto meglio. Comunque, niente, la trovate sempre nella categoria mod, nella sezione tecnologie per le balle, la trovate qui, eccola qua. E potenza richiesta sono 107 cavalli, quindi è pochina. La balla sono da 4000, sono sempre da 130 di diametro, quindi potete caricarli con la roba di default. E niente, taglia, sì, scusate, in balla erba e paglia, vedete qua i tipi di prodotto, solito. Ok. Agganciamo un attimo. Allora, con il tasto N avete praticamente l'open side panels, che sono praticamente l'apertura dei pannelli laterali, che appunto ci fa vedere tutti i marchingegni all'interno. Qua ci sono appunto i posti per i nylon, qua ci sono i cunei di stazionamento, qua ci sono tutti i meccanismi con le catene, eccetera. Qua abbiamo ancora il deposito di nylon, qua c'è appunto il reparto idraulico, che non mi piace moltissimo, guardate qua che è un po' fatto malino, comunque va bene. E basta, qua appunto vi dicevo che sono solo cose figurative, non c'è nessuna interattività, purtroppo un po' una pecca, ma va bene, abbiamo già parlato prima. E basta, per il resto appunto non possiamo fare altro per quanto riguarda questo discorso qui. Ok, tasto N, richiudiamo. Ok, fanaleria a posto. Niente, con il tasto X abbiamo la possibilità appunto di dispiegare e ripiegare l'imballatrice, che è solo l'azione dell'apertura dei carrelli del pick-up. Eccoli qua. Diciamo solo questo, appunto, la funzione di spiegare l'imballatrice. Allora, con il tasto Z abbiamo il Wrapping is Activated, praticamente è l'attivazione e disattivazione della fasciatura o meno, quindi potete switchare se fasciare o non fasciare. Adesso facciamo una balla fasciata e una non, quindi potete avere tutto quanto.
Come particle ci siamo, eccolo qua. Non so se lo vedete meglio da qui. Eccolo qua. Qua abbiamo l'animazione, vedete, de dove cazzo sto andando, de le catene e tutto, quindi è animata per quanto riguarda questo, eccoli qua. Ok. Qua sono sulla Bantikov, so già che mi chiederete. Ok, di solito il 90% inizia a suonare. Quando è al 100 voi dovete appunto fermarvi. Mi dà anche segnale acustico. Ok, ora lega, potete ripartire. Ok, quando ho finito di legarla vi compare il tasto O, scarica rotoballa, voi la lasciate andare giù. Eccola qua, questo è il meccanismo appunto di discesa, molto carino. Tasto Z, vabbè, adesso praticamente facciamo a meno di fasciare, così avete anche le altre balle normali. È anche abbastanza veloce a legare, sia per quello, eccolo qua. Boh, non ha, appunto, lo scarico non è automatico, dovete in ogni caso sempre con il tasto O dovete scaricarla sempre. Basta, non c'è, appunto, non ha altre funzioni, questo è il suo, diciamo, lavoro. Ormai finiamo l'andana. Appunto, vi dicevo, le balle sono tutte da 130, non ha neanche la possibilità appunto di cambiarle, perché non so se sia a camera variabile questa qui, non so se sia fissa, adesso non mi sono neanche informato del tutto. Mortacci su anche spento. Per la paglia appunto funziona nella stessa maniera, non c'è nessuna differenza. Ok, fermo qua. Qua le balle appunto vedete sono come quelle di default, non hanno, diciamo, variazioni di texture, sono le stesse. Qua. Bene ragazzi, io termino qui. La fasciatrice, appunto, imbattitrice, questa qui non ha altre funzioni oltre a quelle che vi ho illustrato. Comunque, pollice in su anche per questa mod. Mi è piaciuta parecchio, anche perché ero curioso, visto che appunto vi ho detto che all'inizio era in WIP da un po' di tempo. E niente, bella mod, complimenti a Semen. Adesso, prossimi giorni, continuerò sempre con le presentazioni. Tra un po' saremo agli sgoccioli con le mod, quindi passerò alle mappe. E niente, fine contest, fine video appunto delle presentazioni delle mod. Avevo intenzione di fare praticamente un video finale dove, insomma, raggruppavo tutte le mod, dicevo un po' le mie impressioni, com'è andata, se sono rimasto contento, deluso, un po', diciamo, uno sguardo generale finale a tutto quanto quello che è uscito, a quello che ho presentato, e niente, ditemi se vi potrebbe far piacere e basta. Vi ringrazio, vi saluto, vi lascio come sempre il link in descrizione e ci vediamo domani per un altro video. Ciao a tutti!